Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi vi parlo di tutto quello che vi raccomando di acquistare in questo momento, visto che in libreria troviamo un po' di sconti. Cosa non ha fatto Malvagia, visto e considerato che l'editoria sembra essere veramente l'industria sempre più bistrattata, e le scontistiche a causa di nuove leggi si devono assottigliare sempre di più. Negli anni i prezzi di copertina sono andati ad aumentare sempre di più e gli sconti che possono essere applicati sui volumi, secondo quella che è la legge italiana, sono andati a decrescere di anno in anno. Mi rendo conto che questo è un grossissimo problema perché il mercato italiano offre dei volumi assolutamente straordinari. I soldi per acquistarli sono quelli che sono e ci si ritrova la maggior parte delle volte, specialmente se si vogliono sostenere appunto le librerie, in particolar modo quelle indipendenti, a non poter comprare più di tanto. Tra le case editrici che al momento stanno applicando delle scontistiche, noi andremo a parlare di tre in particolare: Neri Pozza, Bau Publishing e Fazio Editore. Ho scelto per ogni casa editrice tre volumi che appunto vi raccomando in maniera particolare e detto questo direi di iniziare immediatamente. Partiamo con Neri Pozza, che ha deciso di rendermi incredibilmente felice perché per un mese ha messo al prezzo speciale di 9,90 € tutti i volumi di 13 Chevalier. Perché lo ha fatto? Perché nel mese di settembre la ragazza con l'orecchino di perla, che è poi il volume che ha reso 13 Chevalier un'autrice conosciuta a livello mondiale, compie 20 anni. Io ci sono rimasta quando mi sono resa conto che la ragazza con l'orecchino di perla compie 20 anni. Tracy Chevalier è una delle mie autrici preferite di sempre. Ha una bibliografia abbastanza estesa. Io ho letto quasi tutto. Mi mancano solo due sui romanzi all'appello, dopodiché io sono a posto. E l'ho scoperta proprio grazie alla ragazza con l'orecchino di perla ben 14 anni fa. Questa qui è la mia copia originale del romanzo. Avete distrutta, c'è anche lo scotch qua, che mi ha permesso appunto di potermi avvicinare ai mondi creati dall'autrice e potermene innamorare follemente. Tra l'altro, appunto, per festeggiare questo traguardo immenso, Neri Pozza ha dato anche una nuova veste grafica ai romanzi dell'autrice. Infatti, questa è la nuova copertina del libro. E ovviamente il primo titolo che vi consiglio di acquistare è proprio lui. Al centro delle vicende c'è ovviamente il famosissimo quadro, La ragazza con l'orecchino di perla, è tratto anche un famoso film da questo volume con Scarlett Johansson e Colin Firth, che è il grandissimo amore della mia vita. Tutta comunque la linea narrativa, ecco, di Tracy Chevalier, comunque quasi tutta la linea narrativa di Tracy Chevalier ruota attorno al mescolare fatti realmente accaduti a momenti e a personaggi invece che scaturiscono esclusivamente dalla sua immaginazione. L'autrice riesce a creare un equilibrio perfetto fra questi due elementi, ci è riuscita in qualsiasi suo romanzo e davvero secondo me La ragazza con l'orecchino di perla è una lettura che chiunque dovrebbe fare nel corso della sua vita perché è poetico, è potente. Parla di uno dei quadri più suggestivi e belli che siano mai stati dipinti e gli dà un background che riesce a creare una tridimensionalità attorno ad un dipinto che prende ancora più vita grazie a lei. Per 9,90 € secondo me non si può veramente dire di no e poi appunto la nuova edizione è stupenda. Altri due romanzi di Tracy Chevalier che vi raccomando perché di questo sconto dovete approfittare. Quello che ho in lettura al momento, anche lui nella nuova veste grafica, Strane creature. Di lui abbiamo parlato nel mio video TBR che è uscito giovedì scorso. Se ve lo siete perso, ve lo linko nelle schede e nell'info box. Anche qui ruotiamo attorno a figure che sono effettivamente esistite e si parla delle prime scoperte di fossili e di una figura femminile che ha contribuito a riportare appunto i fossili a galla e soprattutto a rendere i dinosauri quel fenomeno culturale, quella parte incredibile e importante della nostra immaginazione che sono oggi. Da 2 o 3 anni circa non leggevo un romanzo della Chevalier e sono assolutamente estasiata all'idea di tornare appunto fra quelle che sono le sue atmosfere. Questo qui è un libro al femminile. Chi lo porta avanti è donna ed è in grado di imporsi in un mondo che è ancora governato dagli uomini. Abbiamo qui
il piacere della scoperta, del capire che cosa sono questi corpi intrappolati nella roccia. Abbiamo lo scontro con quella che è la propria fede e l'ho trovato un conflitto veramente molto particolare e soprattutto affrontato in maniera eccelsa. Io sono una grandissima fan dei dinosauri, se anche voi lo siete, se volete sentir parlare di donne che hanno cambiato la storia e fatto la storia della scienza, allora Strane Creature fa per voi. Specialmente se amate questo tipo di argomenti, ma non amate i saggi. Quando vi ho mostrato le nuove edizioni dei romanzi di Tracy Chevalier su Instagram, se non mi seguite su Instagram sono readblogrepeat, anche lì in tantissimi mi avete chiesto appunto che romanzo consigliavate dell'autrice da abbinare magari all'acquisto della ragazza con l'orecchino di perla. Ecco, La ragazza con l'orecchino di perla è uno dei miei romanzi appunto preferiti di sempre, scoperto a 14 anni, a scuola, letto e riletto un milione di volte nel corso della mia vita. Però se mi chiedete qual è il tuo romanzo preferito dell'autrice, io vi devo rispondere Quando cadono gli angeli. Io lui ce l'ho nella sua vecchia edizione, che oltretutto è assolutamente splendida. Lui è stata davvero una delle esperienze di lettura migliori che io abbia mai fatto, che ancora oggi, ad anni di distanza, mi porta ancora dentro e vive in maniera attiva, nel senso è una fiamma che non si è mai spenta. Noi ci troviamo all'inizio del Novecento, la regina Vittoria è appena morta e ci troviamo di fronte ad una protagonista femminile e ad un cimitero. Questo volume esplora tantissimo quella che è la concezione del lutto, del misurarsi con il cimitero, in questo caso un cimitero monumentale che viene descritto in maniera sublime, e tutto il libro, oltre appunto a quelle che sono le vicende personali della protagonista, ruota soprattutto attorno ad un'epoca che cambia perché arrivano le automobili, lo stile di vita muta tantissimo perché il mondo attorno appunto a quelli che sono i personaggi dell'epoca edoardiana mutano tantissimo. E il lutto, non solo il lutto personale, ma soprattutto il lutto nazionale perché è morta la regina Vittoria, è una tematica affrontata con estrema delicatezza, ma anche con estrema profondità. Secondo me io l'ho letto veramente all'età giusta, perché comunque quello dell'adolescenza è un momento in cui tu ti misuri tantissimo con quella che è la tua mortalità, inizi a capire effettivamente come funziona la vita. Ma davvero io lo raccomando a chiunque, a qualsiasi stadio della propria vita. È stata una lettura trascendentale e secondo me la Chevalier tra queste pagine dà veramente il meglio di sé come autrice. A 9,90€ io non accetto che voi non lo leggiate. Passiamo a Bao. Bao ha tutti i titoli del suo catalogo, ad esclusione di quelli usciti negli ultimi 6 mesi, al 20% di sconto. Potete trovare i volumi scontati nelle librerie aderenti, su Amazon, PS, tutti i volumi dei quali parleremo oggi saranno linkati ad Amazon nell'info box. Io sono un'affiliata, acquistando qualsiasi cosa attraverso i miei link d'affiliata mi ha aiutato un sacco a sostentarmi. Su Instagram io vi ho girato un IGTV con volumi Bao che vi consigliavo di acquistare con gli sconti e ve lo linkerò nell'info box. All'interno di quell'IGTV vi parlavo di 5 volumi dei quali non discutiamo spesso qui su YouTube, perché alla fine io il catalogo Bao lo conosco benissimo, però mi rendo conto che finisco per parlarvi sempre degli stessi nomi. All'interno appunto di quelli GTV, 5 volumi che ho amato, dei quali ho meno occasione ecco di discutere, e anche qui ho scelto 3 titoli che io ho amato tantissimo e che, sebbene siano stati mostrati tante volte qui su readblogrepeat, meritano ancora più spazio. Direi di partire con quella che probabilmente è l'opera a fumetti di non fiction più bella che io abbia mai letto, ed è Sempre libera di Lorenza Natarella. Lui è edito al prezzo di 19€ ed è la biografia a fumetti di Maria Callas. Io sono sempre stata una grandissima fan di Maria Callas, una figura che mi affascina da quando ero bambina. Mi sono sempre informata su quella che era la sua vita, la sua carriera, ho sempre amato da morire il suo stile. È stata una donna che tra alti altissimi e bassi bassissimi ha vissuto veramente la vita al massimo e io le lo invidio e le lo invidierò sempre finché campo. E questa biografia si adatta perfettamente nel suo stile e nella sua costruzione a quella che era Maria Callas. Come potete vedere i toni sono del rosa, del bianco e del nero, c'è un sacco di voce qui dentro, il lettering si adatta perfettamente a quella che era la figura di Maria Callas, si parla di tutti quelli che sono stati gli avvenimenti della sua vita più traumatici, c'è una buona percentuale di sua vita privata, così come c'è una buona percentuale di sua carriera, ti fa commuovere alla fine, nonostante appunto
sapessi come è morta la Callas, tutto quello che le è successo, è arrivata alla fine, mi sono commossa tantissimo. È stata una grande figura della nostra storia moderna, perché non conoscerla un po' meglio e soprattutto perché non conoscere un'autrice come Lorenza Natarella, che è di grandissimo talento. Mi sa che del prossimo titolo abbiamo parlato nel mio video su ansia e attacchi di panico. Se ho ragione, troverete il video linkato nelle schede nell'info box. Se ho torto, vi girerò al più presto un video dedicato ai libri da leggere quando si hanno ansia e attacchi di panico. Lui comunque è da recuperare. E lui è Nina Che Disagio, scritto e disegnato da Ilaria Palleschi ed edito al prezzo di 18 euro. E noi siamo in compagnia della nostra protagonista, Nina, che si ritrova ad avere un sacco di trigger e un sacco di paletti mentali, perché lei non ha il coraggio di fare tantissime cose, non ha il coraggio di approcciarsi e appunto ad un potenziale partner, non ha il coraggio di parlare tranquillamente con gli altri, non ha il coraggio di inseguire la carriera che effettivamente vorrebbe inseguire. Vive una vita rinchiusa nella sua timidezza e rinchiusa nella sua paura di far sentire la propria voce. Questo sino a che non si sdoppia. Si sdoppia, esce fuori una nuova Nina che invece ha il coraggio di fare tutto quello che lei vorrebbe fare. Una metafora molto ben riuscita di quello che significa essere timidi, di quello che significa essere introversi, ma soprattutto di quel che significa avere paura di fallire, paura di non essere all'altezza delle aspettative degli altri, ma soprattutto delle aspettative che noi riponiamo in noi stessi. È un graphic novel tenero, è un graphic novel divertente che ha tantissimi punti comici, che però invita anche un sacco a riflettere, e soprattutto chi si ritrova ad affrontare la quarter life crisis, o comunque chi si ritrova nei suoi 20 anni, inizio dei 30 anni, quando veramente ancora la vita sembra una gigantesca massa che non sai come mettere in ordine. Terzo volume, Bao, che vi raccomando, dovevo per forza parlarvi di Giopota. In realtà qui ho Inni alle stelle, edito al prezzo di 20 euro, ma vi raccomando anche tantissimo Un anno senza te, che è stato il suo primo lavoro con Bao, anche quello lo troverete linkato. A questo ci sono particolarmente affezionata perché ce l'ho con la dedica. Questo è un volume che riprende molto le tematiche di Nina Che Disagio. Qui ci troviamo in un mondo fantastico, guardate che bello, vabbè, Giopota è bravissimo, Giopota è veramente bravissimo, specialmente in quella che è l'espressività del personaggio. Abbiamo un protagonista maschile che si ritrova a partire per svelare un grande mistero e soprattutto partire per ricercare se stesso e per capire quanto vale. Casa sua è la sua comfort zone e lui se ne rende perfettamente conto, per questo si costringe ad andare, si costringe ad affrontare l'ignoto. Questa è proprio un'entrata nella caverna oscura, questo volume. Tu parti e vedi che succede, tu hai solo un mucchio di domande, non hai nessuna risposta, però sai veramente che per mettere un punto a quelli che sono i tuoi dubbi, a quelli che sono i tuoi timori nei confronti della vita, puoi solo affrontarli, guardare in faccia e andare avanti. Inni alle stelle mi ha insegnato tantissimo, mi ha tenuto davvero molto compagnia, ha dei twist nella trama che sono assolutamente meravigliosi, è molto più d'azione ovviamente rispetto a ciò che vi ho raccomandato sino a questo momento. Provo di convincere con lui tutti coloro che non amano particolarmente le storie ambientate nella nostra epoca, che sono contemporanee, che non hanno all'interno elementi magici, ecco, che siano molto conformi a questo termine. È proprio lirico in tantissimi punti, splendido. Lui ci sono veramente tanto affezionata. E concludiamo con Faz Editore, che invece ha messo il suo catalogo in sconto del 20%, ad esclusione anche qui delle uscite degli ultimi 6 mesi, sino al 5 ottobre. Ho girato un reel con appunto alcuni consigli su cosa acquistare, anche quello lo troverete linkato. Se non si fosse capito, sono super attiva su Instagram. Primo consiglio imprescindibile se vi volete approcciare a Fazzi come editore è assolutamente Cesare Aira. Io negli ultimi 2 anni, sì, 2 anni, perché lui l'ho letto nel 2018 e lui nel 2019, sono impazzita per questo autore. E qui abbiamo Il pittore fulminato e Come diventai monaca, che è il mio preferito in assoluto. Siamo in Sud America e siamo di fronte a storie assolutamente pazzesche. Qui ci troviamo di fronte ad un pittore che si ritrova nella giungla, nella natura incontaminata, e si ritrova ad avere a che fare con quelli che sono gli elementi della natura incontaminata, decisamente ostili all'uomo. Mentre
Qui ci troviamo di fronte ad un uomo che compra il gelato alla figlia e finisce per uccidere il gelataio e tutti gli avvenimenti che si dipanano nei mesi successivi a questo omicidio. Zaraira è molto divertente, trasgressivo, ama scioccare il suo lettore, però non scade assolutamente mai nella volgarità e soprattutto tutti i suoi volumi hanno una certa coerenza. È una cosa che apprezzo veramente tanto, perché quando una storia non è coerente con se stessa, personalmente la storia come lettrice mi perde in quell'esatto momento. Lui secondo me è davvero una delle punte di diamante del catalogo di questo editore e loro costano 16 euro l'uno. Non potevo poi tenere fuori Angela Carter, altro grandissimo amore della mia esistenza. Qui abbiamo un suo romanzo, Figlie sagge, che è la storia di due gemelle che diventano centenarie e di tutto quello che è stato il corso della loro vita. Una vita assurda nel mondo dello spettacolo con un padre che le ha abbandonate e che loro hanno sempre tentato comunque di riattirare a sé. Un padre famoso, un padre con un bel mucchio di figli anche illegittimi. Mentre qui abbiamo Nell'antro dell'alchimista, questo è il primo volume di due che racchiude i racconti brevi di Angela Carter. Questo è stato l'ultimo che ho letto ed è anche il volume tra i due che mi è piaciuto di più, pure se Figlie sagge è una lettura pazzesca, intendiamoci, ma Nell'antro dell'alchimista, appunto grazie al suo contenere racconti brevi, mi ha letteralmente conquistata, perché io potevo leggere un racconto, metterlo da parte, riprenderlo, iniziare dall'ultimo, iniziare da metà, potevo fare esattamente quello che mi pareva a me. Questo tipo di libertà, lo dico sempre quando si tratta di parlare di racconti brevi, mi rende felicissima. Angela Carter è un'autrice bizzarra, è l'unico modo che io trovo per definirla. Trame bizzarre, stile di scrittura molto bizzarro, però riesce a tenerti incollata la pagina, non risulta mai ridicola, cioè tu come lettore sei felicissimo di andarle dietro, è divertente, però non è mai un divertente trash comico, è sempre un qualcosa che ti fa ridacchiare sotto i baffi. Riesce ad essere estremamente profonda e parlare di qualsiasi argomento sulla faccia della terra. Le parole che sceglie, il modo che ha proprio di dirti le cose è unico al mondo, e l'idea che si possa avere con il 20% di sconto il suo volume e che tanti di voi vi si possano approcciare quando magari a prezzo pieno non riescono ad acquistare, mi rende immensamente orgogliosa di potervelo raccomandare oggi. E Figlie sagge viene 18 euro, mentre Nell'antro dell'alchimista ne viene 17,50. Scegliete la forma che preferite, romanzo o racconti brevi, in ogni caso cadete in piedi. Ho fatto la rima? Per poco non l'ho fatta. Voglio concludere con un lavoro di non fiction, perché nel catalogo Fazzi non si trovano solo romanzi e lui è come un fucile carico, La vita di Emily Dickinson di Lyndall Gordon, edito al prezzo di 19 euro. Emily Dickinson, grandissima autrice, grandissima personalità, io poi sono una grande fan delle biografie, delle autobiografie, la saggistica rapisce il mio cuore ogni volta, la copertina è assolutamente splendida. Se amate scoprire di più della vita degli autori, se amate immergervi in quella che è la storia, poi la storia di una grande donna, allora lui potrebbe assolutamente fare il caso vostro. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto e soprattutto spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se vi ho dato delle raccomandazioni buone, cosa voi intendete acquistare appunto con gli sconti. Io vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciarmi un pollice in su e magari abbonarvi a Read Blue Repeat perché mi aiutate tantissimo. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima.